Non vorrei creare qualche sofferenza qui, eh? Grazie! Come vi sentite? Come vi sentite? Ci sarà lui, non ci sarà? Ci sarà, sarà con noi, non ci sarà più? Lui è andato via, poi rientra, ha fatto un passo di lato. Dov'è? Dov'è andato? Dov'è? Gira su se stesso, rientra. Noi siamo il paradosso vivente della politica mondiale. Siamo un paradosso. Il paradosso è... Silenzio, silenzio. Sono l'elevato, silenzio. Silenzio. Il paradosso è tutto ed è tutto il suo contrario. Noi nasciamo da un paradosso. Nasciamo da un paradosso di due persone che paradossalmente si sono incontrate. Un grande manager, che era Gian Roberto, che parlava di strategie, di risorse umane, di obiettivi, straordinario. È un buffone, chiamiamolo così, un buffone. Che andava nelle piazze a gridare contro la Parma o contro la SIP o contro le grandi multinazionali. Ma è stato questo paradosso che ci ha avvicinato. E allora mi ricordo, abbiamo iniziato così anche per gioco, così per dire facciamo qualcosa per gli altri, che è quello il motore di tutto. Se perdiamo quel motore lì, allora paradossalmente è successa una cosa straordinaria. Noi siamo riusciti ad accelerare, ad azzerare tutti i partiti che si sono sciolti in una specie di diarrea nauseante. Fermi. E allora si sono sciolti, hanno anche quel senso finto di vergogna di togliere magari mezzo nome dal manifesto o il simbolo. Allora tutti i partiti si sono trasformati in movimenti. E l'unico partito vero che c'è oggi in Italia siamo noi. È fantastico, fermi! È fantastico! Siamo gli unici che abbiamo un leader, abbiamo un programma, abbiamo della gente che è già eletta, che sta per essere eletta. Abbiamo le idee, un'ideologia. E allora, fantastico, è fantastico, abbiamo escogitato un sistema meraviglioso, meraviglioso, e adesso possiamo andare lì e cambiare veramente delle cose. E allora, il cuore rimane, anche se andiamo lì e faremo delle cose straordinarie, dobbiamo ricordarci del nostro cuore, è quello che ci ha spinto, le grandi parole, le parole... guerriere, ve le ricordate le parole guerriere che avevamo dentro finché abbiamo visto una luce e Dio ci sta guardando. Non so se sta guardando la Lega o noi, ma vediamo, c'era una stella. E allora io hanno detto che il periodo del Vaffa è finito, state a sentire, fermi. Può darsi che sia finito il periodo del Vaffa, il nostro diritto al grido, perché quando c'era quel silenzio, quando c'era che non parlava nessuno, noi abbiamo gridato ed era giusto il nostro diritto al grido. Abbiamo occupato piazze, abbiamo fatto una rivoluzione pulendo le piazze. Il nostro diritto al grido, ma no, il Vaffa rimarrà, magari non tutto. Magari una piccola, un vaffino, ce l'avremo nel taschino, un vaffino che metteremo attaccati al frigo come una calamita, un vaffino sulla macchina, ricordati del tuo primo vaffanculo, è bellissimo, perché guardate che la più alta espressione della politica non è fare delle cose straordinarie, ma impedire che si facciano delle cazzate, è questa la nostra filosofia. Noi non abbiamo... Che avversari abbiamo? Abbiamo un ragazzo di 30 anni contro il badante della nipote di Mudara. Allora, abbiamo... Quali sono i nostri avversari? I nostri avversari sono l'idiozia, la disonestà, la slealtà. Quelli sono i nostri avversari. Ma adesso abbiamo questo il badante che io... Quando lo vedo abbiamo uno spot che è
andato oltre quello della Coca-Cola. Abbiamo uno spot che li mettono i cuscini nella sedia per renderlo 10 centimetri più alto. Allora io credo che finisco, perché è giusto che io non prenda la scena a nessuno. Abbiamo un'ottima persona che ha fatto un lavoro, hanno fatto dei lavori disumani. Io l'ho fatto prima di loro con i camper, andando in giro per l'Italia. È stato un lavoro veramente straordinario. Le piazze forse sono un po' passate di moda, non lo so, però dobbiamo... Ho parlato di moda, può darsi che un giorno riprenderemo questa cosa. Adesso dobbiamo andare lì e portare a casa almeno dei punti del nostro programma. E li abbiamo costretti a inseguirci sul nostro programma. Ecco qual è la nostra grande vittoria. Ci stanno inseguendo. Quindi andate, quando andiamo a votare, andiamo a votare. In Lituania e Estonia votano con un click da casa. Noi andiamo in gabina, entriamo con la cosa elettorale, che magari manca il timbro. Sei già, il documento è la cosa elettorale, guardi, sei già in balia di chiunque ti dica: si metta là, dove, mi dica dove mi devo mettere. C'è la Biro, c'è la tenda, si vede qualcosa dalla tenda, metta una X, la X, finalmente siamo anche in grado di metterla una X, Dio mio, è una X. Poi non so, personalmente, io ve lo devo dire, io voto Berlusconi perché io devo mantenere un po' il mio matrimonio, abbiate pazienza, poi devo raddoppiare il cubaggio della casa, insomma, devo fare delle cose. Comunque si cambierà, questo lo vediamo il 5, e il silenzio di chi non va a votare, se la verità diventa il silenzio, allora vuol dire che il silenzio è una menzogna, ricordatevelo bene. Quindi noi con Fragore saremo insieme il 5 per vedere che fine faranno loro e che fine faremo noi. Un abbraccio a tutti. Premier. Guardate che c'è una cosa meravigliosa. Quando i cittadini avranno gli strumenti per fare un referendum alla settimana da casa, il movimento potrà anche sciogliersi. Noi siamo un movimento biodegradabile e allora le nostre molecole andranno in giro per le nuove generazioni e i nostri nipoti respireranno aria pulita con una molecola sua e una molecola mia. Arrivederci!